I bambini non vaccinati stanno meglio. Amici, è quello che emerge da questo studio pubblicato su MDPI. Amici, condividete questo video importantissimo, un ulteriore tassello, un'ulteriore ricerca a favore di tutti coloro che sostengono che i vaccini non fanno così bene, insomma, fino alla fine. Chi è MDPI? MDPI è un pioniere nell'editoria accademica ad accesso aperto e sostiene la comunità accademica dal 1996. Nello studio, che vi metterò qui sotto nella descrizione, potete scaricarlo anche in versione PDF per poterlo archiviare nei vostri documenti, cari amici, vado direttamente alle conclusioni che sono, che dicono. Non siamo stati in grado di rilevare effetti negativi sulla salute diffusi nei non vaccinati, a parte la rara ma significativa diagnosi mirata al vaccino. Possiamo concludere che i bambini non vaccinati in questa pratica non sono nel complesso meno sani dei vaccinati e che in effetti i bambini vaccinati sembrano essere significativamente meno sani dei non vaccinati. Vaccinati. Dicono che poi sono d'accordo su queste parole, dicendo che sono necessarie ulteriori ricerche che coinvolgono campioni più grandi e indipendenti per verificare e comprendere questi risultati inaspettati al fine di ottimizzare l'impatto dei vaccini sulla salute dei bambini. Alle pratiche pediatriche con popolazioni vaccinali variabili dovrebbero essere studiate, utilizzando una metodologia simile alla nostra per tentare di confutare o convalidare i nostri risultati e quelli di Mawson e i numeri studi che hanno riportato problemi di salute a seguito della vaccinazione. Siamo particolarmente interessati a ulteriori studi sulla relazione tra vaccini specifici e combinazioni di vaccini su esiti specifici, nonché sulla relazione tra l'assorbimento di tipi specifici di vaccini inattivati, virus vivi e adiuvati con alluminio, con esiti specifici. Studi più ampi che utilizzano cartelle cliniche elettroniche delle principali istituzioni mediche dovrebbero essere intrapresi da gruppi di ricerca senza alcun interesse finanziario nei risultati dei studi. Ad esempio, entrate nelle vaccinazioni del trattamento degli esiti avversi correlati al vaccino. Continuo concludendo, devono essere esaminate anche le conseguenze indesiderate e non specifiche della vaccinazione, come l'aumento del rischio di condizioni di salute croniche dovute all'esposizione al vaccino, per determinare se per qualsiasi infezione mirata al vaccino siano disponibili metodi alternativi di prevenzione dell'infezione o trattamenti efficaci che riducono le sequenze della malattia e preferibili a vaccinazioni in varie circostanze, come è stato riportato da Corling. Dicono che la nostra scoperta di un segnale robusto di anemia merita di essere approfondita. È noto che l'alluminio si lega alla transferina e così facendo può interferire con la corretta deposizione di ferro nelle ossa dei bambini. La carenza di ferro può anche contribuire a convulsioni febbrili, un noto effetto collaterale di alcuni vaccini. Quante volte l'abbiamo sentito? La nostra società, condividiamo, dovrebbe lavorare per identificare programmi vaccinali più sicuri e adiuvanti più sicuri. Gli studi futuri dovrebbero ora concentrarsi sull'incidenza relativa delle visite ambulatoriali fatturate, ora che si è dimostrato una misura più sensibile e potente dei risultati, con un intervallo dinamico più ampio rispetto all'incidenza binaria sì/no delle diagnosi. Amici, qui sotto il link dello studio pubblicato integrale, se volete scaricatelo e mi raccomando, condividiamo questo video. Un caro abbraccio, al prossimo aggiornamento.